Poghetta a Bologna. La prima cosa che vorrei dire è che o questo seminario ha un futuro, un lavoro continuativo, altrimenti se pensiamo che da questo seminario abbiamo capito tutto, noi facciamo gli stessi errori che abbiamo fatto in passato. Noi rischiamo di fare come facciamo i bilanci delle lezioni, abbiamo sempre capito tutte le lezioni che sono passate e non le esecutiamo tutte quelle che sono che devono avvenire. E quindi io partirei con la presunzione che forse non abbiamo capito molto e questo ci costringe a continuare a studiare, cosa che da molto tempo non facciamo. Io vorrei dire alcune cose, esprimere alcune perplessità e alcune opinioni anche sulle relazioni. Parto da quella che il mio amico ha detto, che secondo me è più lontana e che dimostra una difficoltà ancora di comprensione. Quando Matteo faceva tutto l'elenco del programma della parte di sinistra, dentro il programma di Grillo, qui c'è secondo me un'incomprensione di fondo che credo che in qualche maniera l'abbia spiegata in maniera molto sintetica e andrebbe approfondita Santoro quando citava la COP e faceva il ragionamento che le idee stanno dentro a un frame, a un quadro di riferimento. Le idee, qualsiasi, la banca pubblica piuttosto che la TAP, se sta dentro a un quadro di riferimento politico, culturale, ideologico, come quello di Grillo, che è né di destra né di sinistra, che non pone una serie di problemi e quant'altro, non si può dire che quel pezzo è una questione di sinistra, perché sta dentro un altro ragionamento. E quindi è indifferente, può diventare qualsiasi cosa. Credo che questa sia la prima questione da capire rispetto alla questione di Grillo, ma anche poi su quello che dobbiamo fare noi. Perché quello che è stato sconfitto negli ultimi 30 anni e quello che è stato sconfitto anche per colpa nostra negli ultimi anni è la lettura antagonista, questa che è quella di classe. È questo che determina un quadro piuttosto che un altro. E la sconfitta di un ragionamento classista è quello conclamato, e qui si potrebbe, diciamo, aprire tutto un discorso che va dal scioglimento dell'Unione Sovietica fino al nostro presente del governo del 2008. La seconda perplessità ai fini della comprensione e anche del nostro utilizzo, cioè capire anche per arricchirci noi di altre possibilità, che non è venuta, ma questo non era compito necessariamente dei relatori, ma non una critica ai relatori, è che qual è il passaggio determinante e su che cosa è avvenuto il passaggio determinante per l'esplosione di massa di Grillo? Secondo me è il vaffanculo. Guarda caso, non è il 2000, è parallelo alla crisi. È parallelo alla crisi. Che cos'è il vaffanculo? Il vaffanculo è dentro un ragionamento, come dicevo prima, ma dentro anche una logica populista, è quella parola che unifica tutte le altre, o che comunque le supera. Sono le altre che sono legate a quella, non è che è la tal più questo più quell'altro creano il vaffa. Il vaffa è in qualche maniera indifferente, e di fronte anche alla nostra inefficacia, perché pone un problema di efficacia, secondo me, finta, ma non è un problema, il vaffa ha unificato un mondo, mondi completamente diversi. Infatti, una cosa che secondo me non è stata molto evidenziata nelle relazioni è la differenza tra grillini e elettorato. Cioè, che diciamo è una lettura qui è sicuramente classica, ma se non si fa questa divisione tra grillini e elettorato, noi anche qui non capiamo, io credo, anche il tipo di evoluzione, anche se poi alcune cose, non so se diceva Caruso o altri, anche Mosca mi sembra, il problema di tenere insieme l'elettorato ha costretto Grillo a usare anche nuovi mezzi, nuovi strumenti, perché quell'elettorato non va su quegli strumenti, ma questa è una questione dello strumento, non è una questione della sostanza. Questo a me fa ragionare su noi e sulle nostre mancanze, perché Grillo
ha costruito un blocco, non dico un blocco storico perché è questo, no? Ha costruito un blocco, e ad esempio non sono d'accordo, poi in parte l'aveva colpita Biorgio, quando faceva riferimento che il blocco che ha votato Grillo è uguale al blocco istituzionale del PC, non è assolutamente vero, è solo apparentemente vero, sono due blocchi completamente diversi. Qui c'è l'individualismo, c'è la sconfitta della classe operaia, lì c'è un blocco attorno alla classe operaia che faceva le alleanze, Gentilmenti, l'Emilia Rossa e chi più ne ha più ne meno. E questo è, secondo me, il terzo elemento su cui dobbiamo ragionare. Finisco per, sul positivo. Vorrei dire solo un'altra cosa sul blocco. Dove noi abbiamo smesso di ragionare sui centri e sulle classi, non su come stanno, è facile, ma su cosa vogliono, su come si rappresentano. Allora, tanto per dire, a Milano, quando c'è stata la vittoria di Pisapia, nel movimento Arancione, uno dei punti importanti del movimento per Pisapia sono stati i centri competenti, o li chiamiamo in un'altra maniera. Ma che poi sono anche l'asse dei grillini. Allora, io credo che noi abbiamo un po' di problemi che metteremo troppo un po' di tempo a risolvere. Primo, noi siamo al punto in cui facciamo la somma di movimento come Grillo, ma non abbiamo conquistato ancora il punto di sintesi. Questa è una delle nostre grandi difficoltà. Quando noi vogliamo costruire la sinistra, facciamo la somma dei conflitti più la somma dei segni. Non la costruiamo così, come si vede, perché non è nessun progetto, è su un arcobaleno. L'arcobaleno non lo dico per quello, ma come concezione culturale, di organizzazione. No, io credo che non, oggi forse non funziona, lo dico col dubbio, perché poi se devo pensare nell'immediato come mettermi insieme alla sinistra, ci vuole solo il binamino, non vedo un'altra possibilità sui tempi corti. E quindi qui pongo un dubbio sulla forma della... Io credo, e finisco perché non voglio farla lunga, volevo solo accennare alcune cose, che noi ad esempio non dovremmo fare come Alba. Perché Alba è lo scimmiottamento di Grillo da sinistra, nel bene e nel male, nell'orizzontalità, ma anche in quei quattro professori che sono caduti alla prima svolta. Nello stesso tempo penso anche che noi dovremmo imparare da Grillo e dovremmo cogliere alcune cose per riflettere. Perché uno, l'ho già detto sul blocco storico, è come si mette insieme una situazione composita che in una società come questa è ancora più difficile, perché non c'hai i contadini e gli operati, lì era più facile. L'altro è sulla forma della politica, su come si fa politica, e qui non è solo un problema di strumenti, è che tu devi costruire il tuo profilo. Come fai come costruisci gli eventi, come fai demografia, come... E però, chiudo su questo, Grillo ci dice una cosa, che l'efficacia in una società come questa, e siamo in una società come questa, deriva da due fattori, l'orizzontalità e la verticalità, cioè la capacità di essere pervasivi e nello stesso tempo di decidere di volta in volta, a volte anche in breve periodo, di cambiare il punto su cui portare tutti insieme lo scontro. Io la dico così, noi dovremmo aggiornare Gramsci, ma da questo punto di vista anche aggiornare Lenin, perché altrimenti l'elinismo lo lasciamo sulla testa Lenin.